arrivata la soluzione. Adesso vi racconto dove sono stata. Siamo sulla cupola, al centro del grande labirinto, che è una delle ultime attrazioni di Parco Giardino Sigurtà. Inaugurato nel 2011, ma progettato già 6 anni prima, è un labirinto di siepi di tasso, Taxus baccata, sono 1500 siepi di tasso per una superficie di 2500 metri quadrati e quindi è un labirinto all'italiana, geometrico, la cui cupola assomiglia molto a quella del Bois di Boulogne, uno degli altri appunto labirinti importanti, ma in Italia e soprattutto in Veneto legati alle ville ci sono tanti labirinti famosi, pensiamo al labirinto di Villa Pisania Stra, pensiamo al labirinto di Val San Zibio. Questo ha una particolarità molto speciale, che per raggiungere la soluzione, che è la cupola, bisogna passare per i due ponti, per le due scalette che attraversano e fanno conoscere il labirinto nella sua interezza. Scalette che sono all'interno del labirinto, anzi due ponti che sono all'interno del labirinto, si incontrano facendo proprio la strada. Sapete che nei labirinti bisogna entrare e lasciarsi guidare dall'istinto. Ci sono più teorie per l'uscita da un labirinto. Una delle più semplici è quella di entrare, toccare con la mano la siepe destra e proseguire sempre a destra costeggiando la siepe. In realtà si fa il perimetro, si esce a sinistra in un nanosecondo. Ma qui è bello giocare. Sarebbe ancora più bello perdersi e lasciarsi coinvolgere, come nei labirinti francesi, i giochi d'amore. Il labirinto è stato studiato, pensato e progettato nei minimi dettagli, nelle minime curve da Giuseppe Inga Sigurtà e insieme a Adrian Fisher, che è uno dei maggiori labirintisti inglesi esistenti. Ci sono molti sviluppi per questo gioco da giardino, che insomma prevedono siepi mobili e prevedono grotte che vanno fino alla grande quercia, e sono tutti progetti che fanno parte sempre dell'evoluzione del Parco Giardino Sigurtà. Questo gioco da giardino per eccellenza ci si può cimentare e trovare la torre centrale attraversando appunto i vari meandri. Si arriva alla torre da un'unica soluzione, che è la parte retrostante della torre stessa. Si può arrivare e ammirare dall'alto le geometrie dalla strada alle mie spalle, che è una sorta di scorciatoia più immediata per arrivare in maniera più comoda, diciamo, alla soluzione. Ci sono anche 4 uscite di sicurezza, quindi niente panico, si esce sempre e comunque. È una, vi dicevo, delle ultime novità del parco. Dall'alto si ammira tutta la grandezza del giardino e la sua doppia, l'incrocio della sua doppia valenza, quindi da una parte il giardino impostato con aiuole, laghetti e alberi e siepi a veloce crescimento, dall'altra invece il bosco delle grandi querce. I tassi fanno parte di un'unica coltivazione, sono stati recuperati, sono stati trovati, cercati in Olanda, fanno parte di un'unica serra e sono stati messi a dimora già un pochino alti, quindi i giardinieri adesso aspettano con la potatura, prevedono l'infittamento ovviamente di queste piante. Il tasso è comunque una pianta che cresce più veloce rispetto al bosso e che rimane anche più leggera, più ariosa, e quindi non è un labirinto fitto, nonostante sia comunque giovane. Una parte dei tassi è a dimora in fattoria ed è come nella zona della fattoria del parco, ed è come se fosse una piccola serra a cielo aperto, quindi se si ammalano, dovessero ammalarsi delle piante all'interno del labirinto, possono essere subito sostituite con piante ovviamente uguali.